Tutti abbiamo degli obiettivi, delle ambizioni, dei sogni. C'è chi vuole cambiare il mondo, chi punta al successo, chi semplicemente cerca la felicità. Spesso questi sogni, questi obiettivi, queste ambizioni sembrano irrealizzabili, impossibili. Ma c'è un mondo dove un mondo dove l'impossibile è la sfida quotidiana. Guardate questa foto, l'avete mai vista? Difficile. Quel puntino siamo noi. Questa foto rappresenta la Terra, è la foto più lontana che sia mai stata scattata dalla Terra. È stata fatta dalla sonda Voyager 1 della NASA nel 1990, nello spazio interstellare, oltre il Sistema Solare, a 6 miliardi di chilometri di distanza. Beh, se 6 miliardi di chilometri vi sono difficili da capire, da immaginare, vi posso dire che questa foto ci ha messo più di 5 ore per arrivare qui da noi, sulla Terra, alla velocità della luce. Voyager 1 non era un sogno, un'ambizione. Voyager 1 è stata una missione pianificata per ben 10 anni, in ogni singola azione, in ogni singolo punto, ogni passo, ogni rischio, ogni mitigazione era stato pianificato, gestito. E Voyager 1 continua la sua missione oggi. Lo sta facendo da ben 42 anni e continua viaggiando verso l'ignoto, nello spazio interstellare. Ma cos'è una missione? Beh, per definizione è il compimento di una serie di azioni per arrivare a raggiungere un obiettivo. Le missioni ci vengono assegnate da quando siamo piccoli, un anno per imparare a camminare, a scuola, a passare gli esami, nel mondo del lavoro. Ci vengono assegnate, ma raramente assegniamo una missione a noi stessi. Vi siete mai chiesti qual è la vostra missione da qui, a 5 anni, per esempio? O qual era la vostra missione questa mattina, quando vi siete alzati per venire qui, al TEDx, abbassando le grappa? Opero nel settore dell'aerospazio, faccio missioni per lavoro. Ve ne racconto qualcuna. 2011, Galileo, ci lavoro da quasi 20 anni, questa è la foto del primo lancio, portava i primi 2 satelliti. Galileo è il nostro sistema di navigazione satellitare europeo, e tutti conoscete la navigazione satellitare probabilmente per il GPS, lo usate nel vostro telefonino per navigare quando vi scambiate la posizione. Forse non sapete che i telefonini di ultima generazione però hanno anche il nostro Galileo europeo, e avete anche il GLONASS, quello russo, e il Beidou, sistema cinese. Galileo usa principalmente, trasmette dei segnali radio, lo sapete, trasmette un segnale radio, riceve il telefonino, riceve la posizione, la calcola. Quello che forse non sapete è che i satelliti sono posizionati a 26.000 km di distanza, e riusciamo a calcolare la posizione con meno di 1 metro di precisione. Questo equivale a prendere 2 volte il diametro della Terra, trasmettere un segnale radio da una parte e riuscire a misurare il tempo di arrivo dall'altra con qualche nanosecondo di precisione. Questo significa qualche miliardesimo di secondo. È incredibile ogni volta che ci penso. Io ho dedicato quasi metà della mia vita alla navigazione satellitare. La mia missione è sempre stata quella di lavorare sulla sicurezza, sulla robustezza di questi sistemi. Pensate all'importanza della sicurezza su applicazioni come l'aeronautica, per esempio. Quando viaggiate in aereo, durante le fasi di cruise, di viaggio o di approccio agli aeroporti, quando atterrate in mezzo alla nebbia, 300-400 km all'ora, i sistemi di navigazione satellitare sono dei principali mezzi di posizionamento. O nel mondo della navigazione autonoma, sono sempre più gli stati che consentono ad oggi auto a navigazione autonoma, senza pilota. In un futuro non molto lontano potrete salire in macchina, bervi un caffè, leggervi un giornale, dormire, e potrete arrivare tranquillamente a destinazione. Ma c'è qualcosa di più. Negli ultimi anni questo sistema, che era stato pensato per funzionare, era stato progettato per funzionare sulla Terra, si è iniziato ad essere utilizzato nello spazio. Il principio è abbastanza semplice, usiamo i satelliti che sono nello spazio
per calcolare la posizione di un altro oggetto che si trova nello spazio. Nella missione GARIS 2018, NASA ed ESA ci avevano dato una sfida per sviluppare il primo ricevitore GPS Galileo combinato che funzionasse sulla Stazione Spaziale Internazionale. La Stazione Spaziale Internazionale, la vedete? È grande quanto un campo da calcio, vola in orbita a 400 km di altezza, ospita astronauti. Non era mai stato fatto prima, e la sfida è stata accettata. Era la prima volta che Stati Uniti e l'Europa cooperavano insieme con i due sistemi che funzionassero insieme, il GPS americano e il Galileo europeo. Sembrava tutto abbastanza facile, fino a quando all'inizio dell'attività abbiamo scoperto che non avevamo più accesso all'hardware, alla replica di Terra, che è quell'oggetto blu, questa è la foto direttamente della stazione. E abbiamo dovuto ricostruirci una replica locale, comprando pezzi, integrando varie soluzioni, addirittura comprando pezzi usati su internet. Poi, a pochi mesi dell'attività, si è rotto un componente della radio e non è mancato Houston We Have a Problem, perché era proprio da Houston che caricavano software sulla stazione. Siamo riusciti a riprogrammare l'hardware usando una seconda frequenza che è disponibile sui satelliti. Abbiamo lavorato giorno e notte. E per arrivare poi al successo, siamo riusciti a calcolare la posizione della stazione e in modo corretto e abbastanza preciso le orbite. Nella missione Gareo 2019, la sfida era sviluppare un ricevitore GPS Galileo che funzionasse su un razzo della NASA che andava nello spazio in meno di un minuto e con 18 G di accelerazione. 18 G sono 18 volte l'accelerazione di gravità che avete qui sulla Terra quando cadete. In tutto avevamo 2 mesi di tempo per fare l'elettronica, il software e le campagne di test e qualifica. A pochi minuti dal lancio, il Mission Control ci comunica un'anomalia sul nostro sistema di bordo. Avevamo pochi secondi per dare il go no go alla missione e siamo riusciti tramite un piccolo terminale satellitare a comunicare con i colleghi dall'altra parte del mondo, eravamo nel deserto del New Mexico a novembre, per dare poi il go finale alla missione. Missione che è stato un successo, il razzo è nato nello spazio, siamo riusciti a calcolare tutta la traiettoria, è stato sganciato un pezzo, il ricevitore è ritornato a terra tramite un paracadute ed è stato recuperato dai militari. Cosa ci aspetta il futuro? Pensiamo che i sistemi di navigazione satellitare si possano utilizzare anche sulla Luna. Le principali agenzie spaziali stanno lavorando per costruire basi lunari, per costruire Gateway, che sarà una stazione spaziale che orbiterà attorno alla Luna. Un sogno impossibile? Forse, però una missione su cui stiamo lavorando su ogni minimo dettaglio. Un singolo chip che possa funzionare sulla Terra, viaggiare sul razzo, arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale, funzionare su tutto il transito CINS lunare fino alla Luna, fino a Gateway, poter funzionare su Gateway e poter funzionare anche su un veicolo che atterra sul suolo lunare. Ad oggi Galileo è operativo, abbiamo 24 satelliti, GARIS, missione compiuta, Galileo, missione compiuta, Luna sfida accettata. Possiamo imparare dallo spazio le lezioni della vita? E cosa si nasconde dietro il successo di una missione? La passione, prima di tutto. L'amore e la passione per quello che fate è la prima chiave del successo. Se inseguite i vostri sogni, se veramente lavorate per i vostri sogni, avrete già vinto in partenza. La perseveranza. Non mollare mai la spugna, anche quando si pensa si è perso del tutto, non mollate mai. Pensate al piano B, al piano C. Sbattete la testa, ma non mollate mai. La conoscenza. Siamo i libri che leggiamo, le persone che frequentiamo. Non possiamo pensare di smettere di studiare, di apprendere, di conoscere. La conoscenza è potere. E potere non solo come sostantivo, ma potere come verbo, potere fare di più, potere dare di più. Non c'è missione in cui si debba ritornare sui libri, a studiare, apprendere, conoscere. E infine l'umiltà.
Siate consapevoli dei vostri limiti, delle vostre forze, delle vostre capacità. Accettate sfide che vi permettono di osare fino ai limiti dell'impossibile, ma mai oltre. Se veramente vogliamo cambiare il mondo o semplicemente cercare successo, cercare la felicità, non dimentichiamo mai la passione, la perseveranza, la conoscenza e l'umiltà. Cercate la vostra missione, pianificate la vostra missione, perché è l'unica cosa che vi darà energia e l'energia è l'unica cosa che lascerà traccia a chi verrà dopo di voi. Grazie.